E buongiorno, sera, notte a tutti, come stiamo andando? Hello? Fatemelo sapere nei commenti e nelle prime ore di pubblicazione del video vi risponderò per certo. Prima di cominciare, seriamente, volevo dirvi che se avete dei video simpatici e divertenti che volete magari mostrare, mandatemeli pure. Due o tre volte alla settimana inserirò questi spezzoni nei video e saluterò l'autore. Adesso invece torniamo al video. Oggi parleremo di bambini particolari, ma stavolta di alcuni che forse hanno dei veri e propri superpoteri. Quindi, se vi siete presi il tempo per stare seduti o sdraiarvi o una mezza via, quindi seduraiarvi, cominciamo! Aurelien Heyman. Immaginatevi quanto può essere bello ricordarsi ogni cosa dopo averla vista o sentita anche solo una volta. A me piacerebbe un sacco, questa è la fortuna che ha un certo Aurelien Heyman, un ragazzo che ricorda ogni minimo particolare della sua vita. Infatti può dirvi con memoria fotografica cosa ha fatto per esempio il 13 agosto, senza tralasciare niente. Cosa ha indossato, cosa ha mangiato, in quale momento è andato in bagno a fare i bisogni e quanta ne ha fatta uscire. È laureato in letteratura inglese alla Durham University e su di lui è stato anche creato un documentario intitolato The Boy Who Can't Forget. Questo superpotere in realtà è una rara malattia che solo 20 persone su 7 miliardi hanno. È iniziato tutto quando aveva 11 anni. Da allora, senza nemmeno volerlo, ricorda tutto quello che è successo nella sua vita. Una psicologa esperta di nome Giuliana Mazzoni aveva eseguito vari test sul ragazzo, chiedendo per esempio di ricordarsi scene precise di film e telefilm che aveva visto in una certa data. Non ne aveva sbagliata nemmeno una. Questo aveva permesso alla dottoressa di capire la situazione. Al contrario di noi semplici babbani, Aurelien riesce a immagazzinare i suoi ricordi in più aree del cervello. Quindi, come avrete capito, più posto hai per mettere la roba, più cose puoi tenere. Ma non è al 100% una bella cosa avere un potere del genere. Sempre secondo Giuliana il ragazzo potrebbe anche arrivare al punto da impazzire completamente. Bella Deviatkina. Mentre io fatico a parlare due lingue e a volte mi invento pure le parole per quanta confusione faccio, questa bambina russa di soli 7 anni sa parlare ben 7 lingue diverse. Non a livelli base, ma in modo molto articolato e complesso. Le lingue che parla sono russo, inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese e arabo. È diventata famosa all'età di 4 anni, il motivo è presto detto. È davvero raro che qualcuno possa imparare tante lingue diverse in così poco tempo, visto che, di solito, l'apprendimento di lingue anche difficile richiede anni di studio. I suoi genitori hanno notato l'interesse e la memoria incredibile della bambina per le lingue straniere e hanno iniziato ad insegnargliele quando aveva solo 2 anni. La bambina è stata seguita da insegnanti madrelingua per ciascuna delle lingue da imparare e a 3 anni aveva già parlato 2 di queste lingue. Nel giro di pochi mesi ha poi appreso tutte le altre. Quindi questa volta non si tratta di alcuna malattia strana, semplicemente la voglia di imparare è una memoria giusto un po' più avanzata rispetto a quella degli altri bambini. Nong Yohui. Un altro superpotere che mi piacerebbe è quello di Nong Yohui, un bambino cinese che è in grado di vedere al buio. Gli occhi di Nong sono blu e diventano verdi quando la luce lo colpisce direttamente. La sua visione è abbastanza avanzata da permettergli di scrivere al buio. È stato chiamato il gatto umano. I primi mesi di vita i genitori di Nong avevano notato lo strano colore degli occhi del figlio, che erano azzurri, una cosa davvero inusuale per un asiatico. Ma i dottori hanno detto che non c'era nulla di cui preoccuparsi, che a volte capitava di vedere bambini con occhi del genere da piccoli, ma che poi crescendo acquisivano un'altra tinta. Gli anni passarono, ma nulla cambiò, anzi il ragazzo sembrava riuscire addirittura a vedere al buio. Più avanti, alcuni ricercatori si sono fatti avanti per esaminare questo bambino così particolare, scoprendo che la sua visione era diversa da quella delle altre persone, per via di una maggiore concentrazione di cellule nella retina, che si occupano di rilevare la luce. E che forse si sta un po' esagerando con le sue capacità, non è minimamente paragonabile a quella di un animale notturno. Per avere gli occhi di un gatto, per esempio, bisognerebbe far evolvere l'essere umano in un certo modo per secoli e secoli, consentendogli così di adattare la propria vista al buio e di diffondere questa capacità ai propri figli e nipoti a venire. Semplicemente parlando, Nong Yuhai ci vede un po' meglio di noi al buio e il fatto che sia riuscito a compilare un questionario non è ancora abbastanza per capire se sia o meno il bambino che vede al buio. Prima di continuare andiamo sempre alla nostra pausa quiz. Se dovete andare in bagno stoppate e fatelo ora o mai più.
Comunque sia, visto che parliamo sempre di bambini molto particolari, chi si ricorda come si chiama questa bambina, se così vogliamo dire? A. Alexandria Sung, B. Alexandra Siang, C. Alexandra Niang. Sul suggerimento di alcuni del nostro team fantastico di iscritti, ho deciso che la risposta alla domanda da adesso in poi la metterò nel prossimo video. In questo modo vedremo chi ha la memoria migliore e chi si merita davvero il cuore. Proseguiamo, gente, se siete ancora in posizioni strane per guardare il video, ovviamente. Olivia. Avete presente cosa voglia dire non provare mai la fame, o il dolore fisico e mentale, o non avere mai sonno? Io no, perché la prima e l'ultima cosa la provo sempre, anzi, adesso sicuramente metterò in pausa la registrazione per sgranocchiarmi qualche croccantella. Ma tornando al video, posso dirvi che esiste veramente un essere umano che non prova niente, e si chiama Olivia, definita la bambina bionica. Abita a Huddersfield e non prova nemmeno la fatica. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i suoi superpoteri derivano da una malformazione che comporta una mutazione del cromosoma 6. Fino ai 4 anni per questo problema non le sono nemmeno cresciuti i capelli, e già da allora i genitori stavano avendo dei sospetti sulla salute della figlia. Ma i dottori dicevano poteva esserci un problema minore con la cute della ragazza. Invece non lo era per niente e non c'entrava niente la cute. Un giorno era stata investita da un'auto e la madre, Nikki, ha cominciato a urlare e piangere. La bambina invece no, era perfettamente tranquilla, e alzandosi le ha chiesto cosa c'era che non andava. Questi episodi inquietanti si sono mostrati più di una volta e hanno messo in luce anche la quasi incapacità della piccola di provare anche dei sentimenti, ma non delle emozioni. Spesso a scatti di ira incontrollati dove comincia a spaccare cose e tirare pugni alla madre. Per di più, il corpo subisce i danni ogni volta che succede qualcosa, anche se lei non sente, e potrebbe anche diventare disabile e non provare nulla. La malattia sfortunatamente è incurabile e dovrà imparare a conviverci. E capire quando è il momento di mangiare, perché se vuole sopravvivere, anche se non ha fame, deve assolutamente nutrirsi. E ovviamente anche quando è il momento di dormire, per non sfiancare il fisico. La madre sta facendo di tutto per imporle orari severi, ma è davvero dura fare tutto quando non hai la minima idea di cosa voglia dire fame o sonno. Lucas Murray. Questo bambino è stato sempre cieco, non ha mai visto i colori o il volto dei genitori. Fino ai 5 mesi nessuno se n'era reso conto, nonostante il piccolo avesse in continuazione problemi e piangesse più del solito. Forse tutto alla fine era dovuto alla cecità. Ma qualche anno dopo i genitori hanno visto un documentario su come un ragazzo di nome Ben Underwood riuscisse a orientarsi con l'ecolocalizzazione. Questo aveva aperto un mondo al padre e alla madre, che hanno subito chiamato un'associazione che ha mandato un uomo di 41 anni, chiamato Daniel Kish, a insegnare a Lucas le basi dell'ecolocalizzazione. La cosa incredibile però è che in poco meno di 2 mesi il ragazzo era riuscito a padroneggiare la tecnica e imparare a camminare senza più usare il bastone. A soli 7 anni poteva già giocare con gli altri bambini della sua età e non serviva nemmeno tenesse la mano ai genitori. Evan Lee. La musica è una passione che, se sviluppata bene da piccoli, può portare a grandi risultati. Ma alcuni bambini, come per esempio Evan Lee, ottengono questi risultati già in tenera età. Anzi, forse lui è quasi unico nel suo genere. È stato in grado di suonare un brano di Chopin a soli 5 anni, e un valzer del genere richiede molta pratica. I genitori avevano regalato una tastiera a suo fratello Brandon, mentre però quest'ultimo suonava in modo disordinato e sconfusionato come ogni bambino fa di solito, Evan aveva un modo più ordinato e melodico. Aveva imparato 2 cosette dalla TV, diceva, e aveva solo 2 anni e mezzo all'epoca. Nel 2014 gli venne data quindi la prima lezione di pianoforte vera e propria. Il maestro rimase così scioccato che dovette utilizzare i libretti del corso avanzato per riuscire a insegnargli come si deve, libretti che venivano usati per insegnare ai ragazzi con almeno 1 anno di esperienza. Oltre a suonare, riesce pure a comporre grazie alla memoria incredibile che si ritrova. Sì, beh, io sapevo suonare Hanno ucciso l'uomo ragno con il flauto alle medie, ma a sentire cose del genere viene molta depressione. Ehi, ma mai arrendersi, giusto? Junior Cox Noon. Concludiamo con questo simpatico bambino che non ha proprio un superpotere, ma potrebbe diventarlo in futuro per conquistare le donne. Si chiama Junior Cox Noon e già alla nascita aveva una capigliatura da fare invidia a qualunque maschietto nella zona neonati dell'ospedale. A 2 mesi dalla nascita erano più lunghi di quelli di un qualunque bambino al mondo. La madre, una parrucchiera, ha provato più volte ad accorciarli, ma sembra non funzionasse per niente e che ricrescessero tranquillamente in poco tempo.
Ad oggi cerca di curarglieli il più possibile. E anche Junior li ama così tanto che se gli viene messo un cappello in testa comincia subito a piangere. Potrebbe diventare un vero Don Giovanni in futuro. Con questo concludiamo. La risposta alla domanda che ho posto vi verrà fornita nel prossimo video, quindi rimanete connessi qua e alla prossima, gente. Solito posto e, come al solito, orario diverso.